again. Per noi un patrimonio è una cosa viva. Va curato tutti i giorni e ha bisogno di attenzioni particolari. Con alcuni serve sensibilità, con altri perseveranza, per farli crescere nel modo più adatto alle proprie esigenze, creando valore per il domani e proteggendolo nel tempo. Per questo i nostri consulenti sono sempre al tuo fianco, aiutandoti a dare forma ai tuoi progetti di vita, per favorire lo sviluppo della tua azienda con un piano su misura, valorizzando il tuo patrimonio finanziario, così come quello immobiliare, e accompagnandoti nelle scelte più importanti per il futuro della tua famiglia. Questo programma è offerto dal gruppo Banco Desio. Bentornati su Blu Rating News, vediamo insieme le principali notizie della giornata. Manovra sul filo, nuovo round all'Eurogruppo. Mercati globali, il 64% degli asset è in negativo. È tornata tanta voglia di oro. Buffett ricompra Buffett. Banche più sicure, ecco chi sono. Reclutamento, Rebecchi schiera l'11. Riparte la sfida europea sulla manovra. Con l'Eurogruppo di inizio settimana comincia la corsa ostacoli dei conti italiani. L'8 novembre sono attese le stime economiche per poi passare alla riunione della Commissione in programma il 21. Sarà questa la data che ufficializzerà il giudizio sul bilancio, che sembra ormai tristemente orientato verso la procedura di infrazione per debito eccessivo. Intanto il vice premier Matteo Salvini ha annunciato per l'8 dicembre una manifestazione a Roma per mandare un mega selfie a Juncker. Circa il 64% degli asset sui mercati globali è negativo dall'inizio dell'anno. È il calcolo effettuato dagli esperti di Deutsche Bank. Si tratta di un bilancio ben più magro rispetto all'anno scorso, quando soltanto il 15% degli asset, tra gennaio e novembre, era positivo. Colpo ovviamente dell'andamento negativo dei principali mercati, soprattutto in Europa, con l'indice Eurostoxx 50 che cede dall'inizio dell'anno oltre l'8%. Torna la febbre dell'oro. Le investment bank lo stanno riscoprendo non soltanto come bene rifugio, ma anche come opportunità di investimento. Sembra quindi essere arrivato al capolinea il posizionamento a ribasso tenuto fino a poco tempo fa dai grandi gestori. A partire da Bank of America Merrill Lynch, secondo cui l'oro potrebbe salire a $1,400 nel 2019. Intanto gli analisti di Credit Suisse, che sono stati a lungo negativi verso il metallo giallo, ora hanno aumentato il peso dell'oro riportando la benchmark. Del resto Credit Suisse sottolinea che l'oro ha una correlazione negativa con il dollaro e secondo gli esperti il biglietto verde è vicino ai massimi. Anche Goldman Sachs ha riscoperto il metallo prezioso e in un report ha sottolineato che lo stesso può di nuovo avere un ruolo di diversificazione del portafoglio. Warren Buffett, forse l'investitore più famoso del mondo, ha recentemente avuto una nuova idea di investimento. Per la prima volta dal 2012, Berkshire Hathaway, di cui è presidente e amministratore delegato, ha comprato azioni proprie. La società ha sciolto la sua politica di riacquisto a luglio, consentendola ogni volta che il valore delle azioni fosse sceso al di sotto del fair value valutato dalla stessa società. La compagnia di Buffett ha riferito di aver riacquistato 928 milioni di dollari delle sue azioni ad agosto. Oltre ad aumentare la propria partecipazione in Apple a circa 46,6 miliardi di dollari dall'inizio di quest'anno, Berkshire non ha effettuato un investimento importante da quando ha acquistato Precision Castparts per 32 miliardi di dollari nel 2016. Un tempo banca era sinonimo di luogo sicuro dove porre i propri risparmi. I recenti fallimenti e salvataggi di alcuni istituti hanno fatto vacillare questa convinzione, risvegliando così lo spettro del rischio patrimoniale sui conti correnti. Sulla scia dei recenti stress test di EBA e BCE, un recente studio di Money.it sui dati forniti dall'Università Bocconi di Milano ha evidenziato la classifica delle banche più sicure in Italia nel 2018. Tenendo in considerazione i due parametri patrimoniali del Common Tier Equity 1 ratio e del Total Capital Ratio, i grandi istituti si mettono in evidenza. Il podio del CET1 vede in prima posizione BPER, seguita da MPS e Creval, mentre per il secondo indicatore a farla da padrone sono Intesa San Paolo, al comando, con Mediobanca e Unicredit rispettivamente in seconda e terza posizione.
Vera e propria campagna di ottobre per BNL BNP Paribas Life Banker, la rete guidata da Ferdinando Rebecchi. Sono 11 i nuovi ingressi che portano a 415 il totale di consulenti attivi in tutta Italia, con massa in gestione pari a oltre 5,8 miliardi di euro. Nel dettaglio, Luca Albanese ed Antonio Olivari, provenienti da Azimut, opereranno a Genova. Sarà a Catania Mario Bonaccorso, ex Allianz Bank. Annalisa Buzzi, da Banca Mediolanum, svolgerà la sua professione a Varese. Antonio Cadoni, in passato ad Azimut, avrà la sua sede ad Empoli. Sarà a Grosseto invece la zona di attività di Marco Ciprianetti, da Deutsche Bank Financial Advisors. Gianpietro Del Medico, ex Cassa di Risparmio di Fermo, opererà sul territorio di Ascoli Piceno. A Busto Arsizio, Antonello Margutti e Andrea Sessa, entrambi da Fideuram, come Alberto Munda, che sarà però operativo a Palermo. Un arrivo anche su Roma, Andrea Rivelli, da Banca Generali. Il consiglio del giorno, offerto come sempre da finanzaoperativa.com, è Piaggio. Buy per Acros con target price di 3,10 euro, dopo un'apertura in mattinata a 1,8. Una valutazione sulla scia dei dati diffusi da LANCMA sulle vendite in Italia di moto e scooter, cresciute a ottobre del 18% su base annua. Ecco ora la migliore e la peggiore performance giornaliera nella categoria dei fondi comuni aperti retail disponibili in Italia, sulla base dell'ultima rilevazione disponibile del NAV. A guidare la classifica un prodotto di UBS, mentre ultima posizione per un prodotto dell'universo General Investments. Qui da Blue Rating News è tutto, come sempre un buon investimento a tutti quanti voi. Questo programma è offerto dal gruppo Banco Desio.